104 violazioni riscontrate, tra le denunce 890 i capi di abbigliamento contraffatti sequestrati. Sono solo alcuni dei numeri del weekend di controlli che la Guardia di Finanza di Rimini ha messo in atto in città e nella provincia. Un'intensa attività finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni dell'abusivismo, della vendita di merce contraffatte e della mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali. Dai parrucchieri ai negozi di alimentari, dagli alberghi fino alle bigiotterie e ai bar, le irregolarità riscontrate hanno sfiorato il 62%. Tra gli esercizi controllati sono risultate veramente delle irregolarità molto elevate. C'è anche da dire che le percentuali che emergono non fanno soltanto riferimento alla totalità dei commercianti di Rimini. I controlli si fanno anche in base alle analisi di rischio, alle segnalazioni, quindi non vogliamo assolutamente dire che il 60-70% dei commercianti di Rimini non emette scontrini e ricevute fiscali. La cosa importante è che la Guardia di Finanza è sul territorio, lavora sulla base anche di segnalazioni, su analisi di rischio, e che queste segnalazioni portano a dei risultati veramente importanti. Abbiamo per esempio rilevato un gestore di uno stabilimento balneare che affiancava l'attività di noleggio di lettine e ombrelloni a un'attività di vendita di bibite più disparate, assolutamente senza registrare i corrispettivi, proprio perché non aveva il misuratore fiscale. Quindi in quel caso è stato verbalizzato per la mancata emissione del documento e per l'omessa installazione del misuratore, del registratore di cassa. Categorie più a rischio sulla base dei risultati che abbiamo ottenuto sono le più disparate, però in realtà alcune categorie emergono in maniera particolare. Parliamo degli alberghi, dove riscontriamo sulla base dei nostri controlli irregolarità di circa l'80%, anche in questo caso sulla base di analisi di rischio e segnalazioni. Poi parliamo anche di bar, rosticcerie, piadinerie e anche parruccherie e barbieri.